So guys, this video is about this young man that you are seeing up here. A lot of you are tagging me in his video that why is it that this young man is trending. Guys, I must tell you that this young man is a hero. And thank you guys for supporting Official Cracker. If you are a supporter on this channel, I really appreciate it. And if you have not yet subscribed to the channel and you want to subscribe to the channel, thanks very much in advance. Guys, I really appreciate each of you for supporting the platform, YouTube, TikTok, Facebook. Without you guys, there is no this channel. So guys, let's continue pushing up the channel. Let's continue liking the video. Let's continue sharing the video. This video is about this young man that you are seeing up here. Guys, this young man is a hero. This young man saved a 5-year-old child when this child was falling from 5-story building. This guy tried his possible best to save this 5-year-old child. Now, this guy, together with the wife, was passing by where this incident happens in Torino. People were screaming, "Help, help." So what they saw was that this child was falling from this 5-story building. So this guy did not even think twice. He goes straight under this building and he opens his arm like this, and the 5-year-old child fall in his arm. They all fell down and they took them to the hospital, and thanks to the Almighty God, nothing happens to both of them. So that is why this guy is trending on the social and the media, because this guy has become a hero. I have the video. We are going to be watching the video right now. But guys, before we watch the video, if you are from Nigeria and you have not yet downloaded TapTapSend, guys, you are missing a lot. A lot of Nigerians are using this TapTap app to wire money back to Nigeria. All the applications we use to send money back to Nigeria, TapTapSend is having the highest rate. So a lot of people are using it, but they will not tell you the secret. Official Cracker is here to tell you the secret. Go to App Store or Google Play, download this application. And you know, the most interesting thing of this app is that if you download this application for the first time and you use my promo code Official Niger, the moment you see where have promo code, enter Official Niger, instantly you are getting 5 euros, adding to the money that you want to send to Nigeria. You send it. You can send money through bank account, and if you also want to send through cash pickup, you can do it. Guys, TapTapSend is very, very easy and fast. Let's watch the video, and when we are back, we'll give you the rest of the update. So stay tuned. Mi sono messo nella traiettoria immaginando che potesse cadere lì, e ho aperto le braccia e poi ho tutito su di me il colpo, siamo caduti entrambi a terra e per fortuna è andato tutto bene. Angelo senza ali, eroe per caso, cittadino modello, non bastano le parole per raccontare l'istinto puro, il gesto magico con cui Mattia ha salvato la vita di una bambina di 5 anni caduta dal 5° piano di un palazzo alla periferia di Torino, afferrandola al volo, o meglio facendo con il suo corpo da scudo la piccola, che è piombata su di lui anziché sul marciapiede. Mattia stava passeggiando con la sua ragazza, di colpo le urla da una delle case di fronte. Un uomo aveva visto la bambina sporgersi pericolosamente e superare il davanzale. All'inizio solo con una gamba al di fuori, poi è stata lì sopra e alla fine l'ultima scena prima di cadere del tutto era lei appesa con le due braccia sulla ringhiera e gambe a penzoloni. Dopo l'impatto, il silenzio. Mattia fatica a respirare per attimi lunghissimi. Le urla sono solo quelle di chi in strada e dalle finestre si accorge di quanto sia accaduto. Poi, finalmente, la bambina scoppia a piangere. Non lo sa, ma è nata di nuovo. E come Superman, dopo le sue imprese, tornava alle giornate normali dietro la scrivania del suo giornale nei panni di Clark Kent, Mattia tornerà, dopo questo super salvataggio, dietro la scrivania di impiegato di banca. Da oggi, ufficialmente, la sua copertura da supereroe. Un eroe per un giorno, mettiamolo così. Un eroe per un giorno. L'importante è appunto che sia finita tutto bene, che sia tornata ai suoi genitori. Via. L'impatto è stato abbastanza forte, infatti mi sono ritrovato per terra, anche io all'inizio non riuscivo bene a respirare, poi pian piano mi sono ripreso. Lui è Mattia Guzzi, impiegato di 37 anni che ora molti definiscono eroe. È stato Mattia a salvare la vita alla bimba di 4 anni precipitata nel vuoto per oltre 30 metri in via Nizza, Torino, a farle da scudo con il proprio corpo, a non esitare un solo istante, perché un istante non c'era per decidere, bisognava soltanto agire. Erano le 10:30 di questa mattina quando Mattia Guzzi
Guzzi e la sua compagna camminavano su questo marciapiede, le grida dei vicini ad attirare la loro attenzione, lo sguardo verso l'alto e quell'immagine che probabilmente nessuno più dimenticherà. Una bambina appesa al cornicione del balcone al quinto piano di questo palazzo. Che si stava svolgendo, poi ha continuato a svolgersi sempre di più, l'ha scavalcato, si è tenuta solo con due braccia a un certo punto e poi ho chiuso gli occhi e mi sono messo, ho sperato che andasse tutto per il meglio ed è andato così. Non l'ho presa al volo, mi sono messo sotto, è rimbalzato, praticamente l'ho bloccato, ho attutito il colpo e siamo caduti a terra entrambi, però l'importante è che stia bene. È quasi un miracolo, dicono i medici, perché entrambi stanno bene. La bambina è tuttora ricoverata all'ospedale Regina Margherita, ma non avrebbe riportato gravi lesioni, mentre Mattia è già stato dimesso, per lui solo un leggero trauma toracico. Però l'importante è che sta anche bene lui. È stata un'esperienza incredibile. Un'esperienza per fortuna a buon fine. I hope you have seen the video, so that is why this guy is trending all over the social and the media, because what he has done is incredible and beyond imagination. And this is that I have for you today. Until we meet again in the next video, please stay safe and stay blessed. Peace out.